ai tempi, ancora già quando ero una ragazza, io mi ricordo le mie cognate, cioè sull'alpeggio andava una pastorella per famiglia. Non è che andava sulla famiglia intera come si fa adesso, che si fa il mese d'agosto, fa le ferie, punto e basta. Di solito era il giorno di San Dionigi, monticavano, e scargava mont, e cargava, e andava a cargare, monticavano le mucche. Però lì non è che poi la famiglia stava su, perché forse i tempi più indietro, questo non lo so perché, però c'era il lavoro da fare a casa nei magenghi, perché bisognava tagliare il fieno, bisognava lavorare, poi facevano anche la lavorazione nei campi, perché coltivavano la segale, coltivavano il grano turco, quindi la famiglia rimaneva in paese e una pastorella, una ragazza per famiglia, faceva la settimana di turno su ognuno dei suoi. E lì queste ragazze logicamente creavano un gruppo legato, che si facevano tanta compagnia. E lì forse c'è anche la storia che poi ai tempi, proprio dobbiamo andare in tempo di guerra, forse ancora prima, su questi alpeggi c'era la famosa Cassine dei Lecci, cioè era la casa comune dove le ragazze andavano a dormire tutte insieme lì. Le ragazze che andavano su a monticare dovevano fare il fieno o charnion, andavano su in alta montagna a tagliare l'erba, il fieno selvatico, e lo portavano giù perché alle mucche dovevano dar la cena. Quando la mucca la sera la rimettevano nella stalla o nella soste, dovevano dare la cena alle mucche e gli davano il fieno selvatico secco. E anche qui c'era una particolarità: quando andavano al charnion, cioè a tagliare questo fieno selvatico su in montagna, che cosa succedeva? Man mano il posto non era dei migliori, perché erano su in mezzo ai sassi, c'erano i posti scoscesi, e quindi che cosa succedevano? Andavano su a Pia. Pia che cosa voleva dire? Io mi avvio, vado su, scelgo nel posto che riguarda, mettiamo Casarsa, un pezzetto che mi spetta nella compagnia e lo segno tagliando tutto intorno con la falce il fieno selvatico. Pia o charnion, cioè quel pezzetto lì me lo facevo io, me lo facevo mio. Se gli alpeggi prima si usavano per le bestie, per le mucche, per il lavoro, sì. Mandava sulle ragazze a curare le mucche, quindi era un impegno. Adesso l'alpeggio è da considerare uno svago, un diversivo dalla vita quotidiana del paese, però ancora rimane... un momento di relax. Il mio angolo del cuore di sicuro è ancora sempre l'alpeggio. Il luogo del cuore di Permana, penso non sia un mistero a dire che sono le nostre montagne, i nostri alpeggi, le nostre zone, perché negli anni che io parlo di me, quando ero giovanotto, nel 1943, un bel po' dopo la guerra, però soldi, delle mie macchine, e allora se andavi in quei posti lì per trovare la compagnia dei giovani, anche le ragazze, erano gli alpeggi, e c'erano queste baite vecchie, brutte, perché sotto c'era la stalla, allora puoi immaginare che sopra cosa c'era, però poi c'erano le gite da fare, faceva la festa di Pizzo Alto, faceva la festa del Pizzo Tre Signore, del genere, si andava e si stava assieme. La Fugarate è un falò del 14 agosto, la vigilia dell'Assunta, immancabilmente ci si radunava vicino alla Fugarate e si recitava il rosario e immancabilmente si faceva la cantata. Ecco, anche l'idea di essere sull'alpeggio, l'ambiente piccolo che si sente a cantare,
Io non ho vergogna a dirlo, però ho capitato anche a me di alzarmi e andare alla cascina a cantare. Perché? Perché ti porta fuori dalla nostra. È uno svago, è un modo di vivere comunitario che lascia. Io non ho vergogna a dirlo che non mi sono alzata perché ero appena, la mia casa è appena sopra la cascina. E sentire cantare, ho detto no, vabbè, allora qua merita di andare giù un po' in compagnia. Per esempio, anche è stato fatto anni, se facciamo 90. Il discorso dei bambini sugli alpeggi che stavano su 2 mesi perché le mamme andavano su con i bambini e ci stavano 2 mesi, mica come adesso che ci stanno su solo 15 giorni. C'era il Crest. Il Il Grest, Crest era una bella occasione di far creare ai bambini una storia, un canto, un episodio. Poi inventavano una canzone o una storia del monte, dell'alpeggio. A fine estate si trovavano, era sotto forma di gara. Dopo gli affari sul ciabatteco. faceva dai Noi lavoretti, andavamo su lavoretti manuali alla che fine di il giugno e freddo venivamo giù gli ultimi giorni di di agosto. agosto prima delle scuole. Che a volte veniva, ma andavamo a mandare in biandì a messa. Ma però il resto sta bene. Bello perché anche in un'occasione anche per i bambini tirar fuori qualcosa di solito, abbinarlo magari alla località, piuttosto che a un Sì. personaggio, piuttosto che Ecco. agli animali o alla caratteristica dell'alpeggio, perché se a Chiarino non c'è acqua, facevano apposta da abbinare che Chiarino non aveva l'acqua. Se alla Rasga non c'era tanto sole, dicevano che alla Rasga non c'era Ah, tanto sì, sole. Forni, c'era un po' anche la Martoncelli siamo qua da se Forni, cantiamo tutti i giorni. però abbinare Ecco. una caratteristica del posto nella A canzone, monte. in modo come un altro, per far prendere amore ai nostri alpeggi. I ricordi più belli che ho di quando ero piccola riguardano tutti Premana e soprattutto gli alpeggi, e per quanto mi riguarda nel dettaglio Fraina. E capitava che magari andassimo su io e le mie sorelle a luglio con la nonna e rimanevamo lì fino a fine agosto. E venire via alla fine di agosto era sempre una tristezza infinita perché a noi piaceva tantissimo. Non andavamo al mare, eccetera, perché ai miei genitori non piaceva e quindi per noi la vacanza era Fraina. Quindi andare su, la nostra casa che era un po' il punto di riferimento perché poi non c'eravamo mai, quindi sempre, sempre fuori, in giro a giocare. Bello perché si ritrovavano sempre i soliti amici. Perché poi, vabbè, è una piccola comunità nella comunità e c'era questo senso di libertà, si poteva uscire tranquillamente al mattino, quando avevi fatto i compiti, diciamo, poi eri libero, quindi via, non c'erano limiti più o meno perché i pericoli erano il fiume, le bisce ci dicevano, stare attenti a non andare dove ci sono i sassi grossi che cadono, per il resto era tutto aperto, quindi piccole grandi avventure, voglio dire, si andava, che ne so, dove vicino al fiume dove c'è l'acqua, si facevano le capanne, piuttosto che si andava nel bosco a raccogliere le legne per fare lavoretti di ogni tipo, e comunque era sempre vita all'aria aperta, piedi scalzi e questo è uno dei ricordi più belli che ho di quando ero piccola e ancora adesso che ci torno, e ci torno perché mi piace, perché sono affezionata al posto, comunque questa, come dire, questa sensazione di familiarità e tutto quello che mi ricorda quando ero bambina è sempre bello riviverlo ogni volta e a maggior ragione adesso che ci vado con la mia famiglia e con la mia bimba. Poi, ad esempio, una cosa che mi piace, che più o meno in Fraina succede ancora, un po' meno rispetto a quando ero piccola, ma le donne che si ritrovano magari sulla panchina
o sul prato con la coperta a magari a ricamare o fare maglia, quello che è, intanto chiacchierare. Questa è una cosa che mi ricordo tanto di mia nonna, e per dire mia mamma che ha questa passione, e ancora adesso capita che succeda. E comunque secondo me è una cosa... sembrerebbe scontata perché io l'ho sempre vista, l'ho sempre vissuta, però a volte mi fermo e dico però... cioè è ancora una situazione semplice eppure bella e non è da ritenere scontata perché sono questi gesti semplici che fanno comunque comunità, secondo me, che secondo me noi abbiamo ancora la fortuna di vivere, ecco. Cioè è quello che la cosa lì ha un'anima, non ha solo casa, erba, ha anche un'anima che la cosa lì. E adesso anche lì probabilmente sta cambiando, però tutte le case, tutte che c'erano prima stalle, sono tutte sistemate alla bella e meglio. Qualcuno ha buttato giù rifatta, qualcuno ha risistemato così, perché? Perché tutti vogliono, a prima mano, come dico, meno forse dai 25 in giù, ma tutti vorrebbero la casa sull'alpeggio. Cioè uno che nella casa sull'alpeggio è un po', non dico tagliato fuori, ma cioè, la vorrebbe.